Cari amici tecnoscimmiati, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, di cosa parliamo oggi? Custom ROM Galaxy Tab 2 P3100, la conoscete ormai. Custom ROM, dicevamo, una custom ROM piuttosto particolare. Si chiama DF1 perché è la sua prima release. Ovviamente è disponibile a download su XDA. Molto interessante, dicevamo, perché allora diciamo che si basa su Cyanogen, visto che mi hanno cazziato un po' di tempo fa, Cyanogen, AOKP e Paranoid. Ci sono tutte e tre piazzate dentro. Sono fuse insieme in un'unica ROM, totalmente customizzabile a nostro piacimento, e andiamo a vedere come. Allora, base Cyanogen, quindi Android 4.2.2. Io l'ho provata, non ho avuto modo purtroppo recentemente di testare la parte telefonica, perché con le Cyanogen le ultime c'è sempre stato un problema con l'auricolare, non ho avuto modo di provarlo, quindi non vi posso dire se funziona o no, perché sto usando la SIM per lavoro su l'altro terminale e non ho una SIM che funzioni. L'altoparlante qua funziona, il microfono funziona, l'auricolare non ve lo so dire. Dicevamo, totalmente customizzabile, perché ora lo andiamo a vedere. Tutte quelle che sono le funzionalità e le caratteristiche che siamo abituati ormai a conoscere della Cyanogen. Andiamo un attimo velocemente in impostazioni e come potete vedere abbiamo, adesso chiedo scusa, ovviamente vedrete un pochettino, vediamo se riesco a inclinare il tablet perché vedo che si vedono i riflessi delle ditate, ma qui andiamo peggio ancora, niente, lo tengo un attimo così. Dicevamo, abbiamo le classiche impostazioni Cyanogen, quindi launcher, lock screen, temi. Abbiamo in più toolbar, Hybrid Properties e ROM Control. ROM Control, che è il classico ROM Control della AOKP. E abbiamo, adesso vi faccio vedere una caratteristica delle ultime Paranoid, che è il, se viene, ah no, scusate, che è questo, che è il, se lo dico bene, Pi, che poi vengo sempre cazziato sulle pronunce, comunque io lo chiamo Pi, quindi mettetevi l'anima in pace, che è la classica torta, diciamo così, che ci permette di gestire, di andare avanti e indietro, andare alla home, il multitasking e via discorrendo, quello che va a sostituire i tasti, che vedete qua non ci sono. Allora, io direi, facciamo così, la ROM, vi dico le mie impressioni, la ROM è sicuramente molto fluida, funziona decisamente molto bene, è stata ottimizzata, io ho fatto qualche piccola modifica rispetto a quella che è originale, perché lo sviluppatore ha introdotto un sacco di cose che a me personalmente non piacciono, nel senso, ha il Bravi Engine, ha un sacco di, diciamo, di ammennicoli più che altro prese dalle ROM Sony, che possono essere sicuramente interessanti, come anche no. Il Bravi Engine credo che sia utilissimo, si vede la funzione, comunque la riproduzione video soprattutto è decisamente migliore. Altre cose io le ho eliminate, quindi non ve le posso far vedere, che sono ad esempio gli album, l'album Sony Walkman, il riproduttore video Sony, sono due cose che in realtà voi dentro vi trovate ma che io ho eliminato. Ci terrei più che altro a farvi vedere la parte delle impostazioni, che è quella che forse è più interessante. Allora, io ho fatto un po' fatica all'inizio ad abituarmi a questo genere di ROM, perché non entra molto nei miei schemi, soprattutto l'assenza della barra. Allora, iniziamo col dire, l'assenza della barra è decisamente l'ultimo dei problemi, quella dei tasti, sia perché c'è questo comodissimo Pi che devo dire funziona veramente molto bene, vedete, molto reattivo, si può scegliere dove lo si vuole, se non lo si vuole a sinistra, lo si vuole a destra, basta tenere schiacciato, vedete qua compare un piccolo più,
tac, e lo ritroveremo da questa parte. Lo si può impostare che si giri, che non si giri, può ruotare in base alla rotazione dello schermo, quindi passare dal basso al lato, rimanere fermo in un unico lato. Insomma, è molto molto personalizzabile. Dicevamo, se comunque non vi piace, si può disattivare il Pi con questo tasto. E adesso qua non si vedono perché è un bug di questa configurazione, però nel momento in cui io giro, vedete, ritorna la mia barra con i miei tre tasti. Quello dei tasti che non si vedono in orizzontale è un problema che ha, che si ha in questa modalità. Adesso vi parlo di modalità, vi faccio vedere anche il perché. Dunque, dicevamo, da impostazioni, allora trascuriamo il launcher, che tanto si ha con, sempre con questa ROM lo sviluppatore mette a disposizione diversi launcher. Di default mi sembra che ci sia quello sempre Sony, se no c'è il Moto Blur, una TouchWiz un po' modificata, forse basta, direi. Io ho tagliato la testa al toro, ho messo la Nova Launcher, così mi sono tolto il pensiero. Anche lì ho disinstallato tutto il disinstallabile. Quindi lasciamo perdere il launcher e i temi che poco ci interessano. Vediamo un attimino la parte della toolbars. Quindi abbiamo la possibilità di impostare quick pull down, il pannello delle impostazioni veloci, abbiamo la possibilità di impostare do not disturb, lo split sul menu button, la barra di navigazione no, l'unico tasto che non dovevo premere perché non c'entra niente con quello che sono le impostazioni attuali. La rotazione, ecco, vedete qua abbiamo il trigger, la parte che riguarda il Pi Control, quindi il trigger area, che praticamente è quanto dobbiamo swipeare per far comparire il Pi. Poi abbiamo prevent rotation, che praticamente è quello che blocca il Pi in una determinata posizione ed evita la sua rotazione, il gravity Pi, il Pi gravity, che praticamente influisce sul tipo di rotazione che ha, il middle alignment, praticamente se io lo disattivo in qualsiasi modo, vedete, compare il Pi, quindi in qualsiasi angolo, se io lo attivo compare solo al centro del display. Personalmente lo preferisco un po' più grande, un po' più al centro, perché per comodità. Dicevamo un po' più grande, un po' più al centro, perché si può scegliere anche la dimensione del Pi. Si passa dallo small, che è decisamente piccolino, però comunque molto utilizzabile, non fa molto per le mie dita, al gigante, che è decisamente per me un po' più comodo. Andiamo avanti, abbiamo la possibilità anche nel Pi di mettere o togliere, vedete, il tasto cerca e il tasto menu, io rilascio per comodità, e direi che queste sono tutte le configurazioni che si hanno tramite il Pi. Passiamo al sistema, che sono le classiche menu delle notifiche, quindi la possibilità di abilitare o disabilitare le notifiche veloci e il conteggio delle notifiche, il nome della rete wifi, cose che praticamente siamo già abituati a vedere. Abbiamo la possibilità di impostare le voci del menu del tasto accensione, tenendolo premuto ci possono comparire, ci si può selezionare le voci che vogliamo che compaiano, vedete, spegni, riavvia cattura schermo e modalità aereo, io ne tolgo una, tolgo cattura schermo, spegni, riavvia modalità aereo. Ok, andiamo avanti. Widget orologio, la possibilità di selezionare widget dell'orologio, quello che poi si vede anche nella lock screen. Passiamo a ROM control. Allora, ROM control, in realtà da qua si settano diciamo qualche cosina che riguarda la più che altro la grafica, quindi l'icona della batteria, lo schema dell'orologio, il segnale. Ci sono alcune impostazioni che nel momento in cui si vanno a toccare crashano perché vanno in conflitto con le altre.
Andiamo, comunque sono tutte impostazioni che già conosciamo. Andiamo a vedere quelle che sono poi la più interessante, che è la hybrid setting, che è la parte della gestione vera e propria della paranoid. Paranoid, che è forse la novità e la caratteristica più interessante del panorama Android di quest'ultimo periodo. Praticamente abbiamo la possibilità di selezionare qual è la modalità che preferiamo venga utilizzata sul nostro dispositivo, quindi modalità tablet, modalità smartphone, modalità phablet, cosiddetta, che è il mix. In questo caso abbiamo anche il Paranoid Android Colors, quindi la possibilità di settare i colori delle varie applicazioni, delle varie, di ogni, diciamo, stupidata si può decidere come venga colorata e quale colore di sistema deve essergli associata. Su questa DF1, che sta per Dark Fantasy, non mi ricordo se l'ho detto prima, Dark Fantasy, abbiamo, rispetto a una Paranoid classica, abbiamo già impostate diverse UI preconfigurate. Abbiamo la stock, la Phablet UI 1, diciamo Phablet UI 2, Tablet UI 1 e Tablet UI 2. Cosa cambia? Cambia praticamente la le impostazioni di visualizzazione. Si passa da una stock UI che utilizza un 160 dpi per un 360p di configurazione, fino a una tablet UI 2 ad esempio che si ha un 160 dpi e un 1000p in modalità tablet. Adesso io vi faccio vedere che cambiarlo è semplicissimo. Si seleziona, qua intanto ci viene spiegato molto rapidamente quali sono le caratteristiche che verranno applicate, si clicca su Apply e lui cambia. Ora, il vantaggio di avere il tablet UI, la tablet UI con il Pi, è che praticamente si va in modalità tutto schermo. Vedete? Ora però succede ogni tanto. Ah, ok, non trovo il Pi, vedete? Quando si cambia modalità, a volte succede che il Pi purtroppo cambi posizione. Poco male, non è un grosso problema. Io volevo soltanto, chiedo scusa. Comunque, se io adesso disabilito il Pi, vedete, abbiamo la classica interfaccia tablet. Se io provo adesso, teniamo un attimo il Pi disabilitato così vediamo il cambiamento delle impostazioni. Se io passo all'altro, qua sotto sembra uguale. In realtà in questa modalità utilizziamo un 160 dpi e un 1000p, ma c'è qualche differenza nelle applicazioni di sistema, cioè siamo un massimo di 5 icone per le notifiche contro un 2 icone per le notifiche e poco altro. Se passiamo ad esempio a questa Phablet UI, è la classica, vedete adesso non ci sono i tasti, sempre per il problema come dicevo prima. Se passiamo a questa, vedete, la barra in cima c'è, ma è decisamente molto, ma molto più risicata. Questo sempre perché si va a giocare sulla questione dei DPI. Passiamo alla stock, è la classica Samsung, diciamo, con le caratteristiche che siamo abituati a conoscere sulla ROM stock Samsung, pur mantenendo le sue caratteristiche della Paranoid. Ovviamente non è tutto qua, perché abbiamo la possibilità di personalizzarla ulteriormente. Ogni interfaccia può essere modificata, quindi si può cambiare il layout, la dimensione, la barra di navigazione, la lock screen, le applicazioni globali, quindi selezionare che tutte le applicazioni, tipo le applicazioni di sistema, vengono visualizzate in modalità telefono o smart o tablet. Stessa cosa per le applicazioni utente, quindi quelle che vengono scaricate poi successivamente, e la possibilità di settare i colori generali del sistema. Tramite apps abbiamo la possibilità di vedere le applicazioni che sono installate e andare a modificarle di volta in volta, tipo Gmail. Io adesso lo sto guardando in modalità tablet, quindi siamo a 600p come layout UI. Se io passassi a 300p, adesso guarda, ve lo faccio vedere. Allora, dunque, vedete, qua siamo in modalità
chiaramente tablet diviso in due settori. Se io vado ad applicare, mi dice ok, viene chiuso, lo metto a 360p come UI, lo vado a rilanciare, siamo in modalità telefono, ok? Lo rimettiamo com'era e così funziona per ogni applicazione. Quindi noi possiamo decidere se, se osservare, utilizzare un'applicazione con un'interfaccia piuttosto che con un'altra. Ed è sicuramente una comodità impareggiabile. Devo dire veramente, veramente molto, molto utile. Vi faccio vedere ancora molto rapidamente. Ah vabbè, abbiamo prestazione performance control. Il performance control ci permette di impostare alcune caratteristiche fondamentali della ROM, tra cui l'overclock che si può portare fino a un massimo di 1 GHz e 4, va benissimo così, il tipo di governor e andiamo avanti, tutte le varie impostazioni che possono essere quelle che ci interessano del kernel, quindi quanta memoria deve essere liberata, aumentare la velocità di lettura della SD. Qua abbiamo la possibilità di modificare diversi parametri, di andare a osservare il tablet a che frequenza ha lavorato, a quale frequenza lavora di più, ha lavorato di più nell'ultimo periodo, quindi 300 MHz prenderci conto di quali sono le frequenze che utilizza e poter andare a settare al meglio. Qua poi vabbè, abbiamo tutte le informazioni del tablet e via discorrendo. Prestazioni, ok, procedere con cautela, sempre le solite cose, è praticamente un'altra voce perché ripeto, andando a fondere insieme più custom ROM si ha questa sovrapposizione di impostazioni, poco male, sicuramente meglio averne una in più che una in meno. Andiamo a vedere informazioni tablet, dunque mi zoomiamo qua, vediamo un pochettino se riesce a metterlo a fuoco. Versione Android 4.2.2, Dark Fantasy, visto, ok, ci siamo, by ADI, V1 by ADI. Devo dire veramente una ROM molto interessante, ce ne sono altre sul su XDA sempre dedicate a a questo tipo di tablet, ma ultimamente io con questa qua mi sto trovando decisamente bene e se volete provare ve la consiglio, metterò il link in fondo all'articolo. Per il momento, cari amici di androidblog.it, direi che vi ho mostrato più o meno tutto. Se avete domande, come al solito chiedete, vi lascio e ci vediamo alla prossima video recensione. Mi raccomando, rimanete con noi. Ciao dal vostro Alessandro.